Ribaltare l'1-6 dell'andata l'Inter per mancanza di forza propria e per lo shock del prepartita con quelle due bottiglie incendiarie che un'ora e mezza dalla gara hanno colpito il pullman con dentro i giocatori ad un passo dallo scivolo del garage di San Siro. Inter Parma è finita 0-0, passa in semifinale la formazione di Malesani e affronterà l'Udinese. Le due Molotov che invece alle 19.34 hanno colpito il pullman dell'Inter hanno provocato tanto spavento, annerito la parte posteriore di destra, fatto fumo e fiamme, danneggiato un'auto ma non danni alle persone. I giocatori sono arrivati a piedi nello spogliatoio. Gli attentatori, le forze dell'ordine dicono due ragazzi, si erano nascosti dentro ad un cantiere. Nonostante l'inseguimento della polizia sono riusciti a defilarsi. Inter Parma si è giocata nella desolazione più grande. 1114 paganti ed uno striscione contro Moratti calato dopo 7 minuti dal rettilineo sopra la tribuna d'onore, subito fatto togliere. Moratti incompetente, vattene, dicevano i contestatori all'indirizzo di un presidente che allo stadio non si è visto. Superato lo shock, l'Inter ha messa giù col 4-4-2 davanti Chine, Zamorano, Seedorf in mezzo e Pirlo ancora in panca, spinge con un po' di orgoglio dal ventesimo quando l'arbitro Pierrone fischia un rigore per fallo di Junior su Seedorf. Poi cambia idea perché il guardalinee Mazzeo segnala che l'intervento è fuori area. Il Parma, che ritrova Mbomà davanti, gioca coi rincalzi, subisce un po' troppo fino all'intervallo. La volontà di Seedorf e le iniziative da lontano di Serena, Gresco e Farinos provano a scaldare i quattro gatti dello stadio che avviliti assistono alla recita di una squadra che a un certo punto procura un po' di compassione. Secondo tempo e niente di entusiasmante. Dopo 3 minuti Seedorf fa dentro per Kin che si allarga e con il traversone in mezzo colpisce la traversa. I più vivaci dell'Inter sono Seedorf e Kin, appunto, più Gresco a tratti, proprio quei giocatori messi in disparte troppo in fretta come si usa in società. Al 26esimo ancora Inter che cerca il golletto dell'onore. Cirillo per Pirlo appena entrato al posto di Seedorf, ancora Cirillo e botta di prima neutralizzata da Guardalben. Per poco il golletto lo segna il Parma. Almeida va via in contropiede quando in area batte Ballotta, ma sul recupero di Di Biagio, secondo l'arbitro, commette fallo sull'interista.